La Cappella dell'Immacolata, costruita intorno alla metà del Settecento, è sede dell'omonima confraternita riconosciuta l'11 agosto 1777 con decreto di Ferdinando IV di Borbone, al quale si deve anche la realizzazione di un pulpito. L'arma araldica della famiglia Spiri, riproposta all'esterno sul portale d'ingresso e all'interno al centro della volta, rimanda alla cospicua donazione di 2000 ducati, che, attribuita proprio a Nicola Spiri, accrescerà notevolmente il culto praticato nella cappella. All'interno, ad aula unica, l'altare realizzato su commissione dei confratelli e del priore Angelo Zaminga risale a 1790. È certamente opera dello scultore ed architetto di Alessano Emanuele Orfano. La tela al centro è databile a 1842. Degni di nota anche una tela, firmata Borgia, della prima metà dell'Ottocento, raffigurante i santi martiri Vito, Modestio e Crescenzia, un organo positivo del 1838, opera attribuita all'organaro magliese Vincenzo De Micheli, autore anche degli stalli in legno riservati al priore, al vicepriore e agli assistenti della confraternita. Nel 1912 viene edificata la torre dell'orologio su disegno di Generoso De Maglia. In facciata espone l'arma civica del comune di Carpignano Salentino.